Ben ritrovati, gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia. In apertura parliamo di viabilità, andiamo in provincia di Udine a Reana perché è stata aperta un rondò che è tipico di un'opera di area vasta, così è stata definita dallo stesso assessore Roberti. Andiamo a vedere allora il servizio e sentiamo le stesse parole del assessore Roberti. Assessore Roberti, a Reana del Royale si inaugura un'opera attesa da tempo, un'opera di area vasta. Sì, è un'opera d'area vasta che infatti nasce grazie alla collaborazione e alla sinergia tra più comuni del circondario che decidono appunto di unire gli sforzi per poter ottenere dei contributi da parte della provincia, quindi un ente d'area vasta che purtroppo oggi non c'è più, per realizzare questa rotonda. Questo ci fa capire ancora una volta diverse cose. Prima di tutto che c'è bisogno effettivamente di un ente intermedio che coordini e organizzi gli interventi, un ente di cui si sente la mancanza appunto dopo la soppressione delle province. La seconda cosa è che fa sempre piacere quando si apre e si chiude un cantiere, perché quando si apre vuol dire opportunità di lavoro e di sviluppo, risorse spese sul territorio, quando si chiude vuol dire che si dà un servizio migliore al cittadino. E un'altra cosa ovviamente che ci fa capire è che c'è bisogno ancora di investimenti importanti sulla nostra regione per poter garantire i servizi adeguati ai cittadini e soprattutto per dare un po' di fiato alle nostre imprese. La cronaca da Pordenone: la polizia di Pordenone ha smantellato una banda dedita a furti in ville e abitazioni del nord Italia, composta da 3 cittadini albanesi su disposizione della procura di Pordenone. Sono state sequestrate anche armi da fuoco, riscontrati furti per oltre 1 milione di euro di refurtiva che sarebbero avvenuti oltre che in Friuli Venezia Giulia anche in Veneto e Lombardia. I 3 arrestati, pluripregiudicati per reati specifici, sarebbero responsabili di 33 furti aggravati in ville e abitazioni, oltre che ad altri 70 crimini analoghi commessi dallo scorso periodo prenatalizio, principalmente nelle province di Pordenone e Treviso. Ammonterebbero a circa 1 milione gli introiti dei furti tra denaro contante, gioielli, orologi e lingotti in oro. Gli investigatori hanno anche trovato pistole, munizioni e individuato un flusso di beni illeciti verso l'Albania dove venivano investiti o riciclati. Le indagini sono state svolte dalla squadra mobile di Pordenone che ha coordinata dallo SCO le perquisizioni e gli arresti in collaborazione con le squadre mobili di Milano e di Treviso. Cambiamo pagina. Parliamo delle categorie economiche, si sono confrontate con la regione che ha deciso appunto di stabilire insieme alcuni percorsi, ma sentiamo il servizio. C'è stata l'occasione per parlare, confrontarsi appunto con le varie problematiche nelle varie aziende. Quali sono le rassicurazioni che voi vi sentite di dare? Beh, innanzitutto sul metodo. Il tavolo di oggi non è un tavolo scontato, è un tavolo eterogeneo. Abbiamo voluto mettere attorno allo stesso tavolo le associazioni e le sigle sindacali per assieme affrontare quelle che sono delle problematiche assolutamente importanti per quanto riguarda la città di Trieste. Noi abbiamo indubbiamente l'obbligo di guardare a quello che è il futuro di questa città, un futuro sicuramente roseo, grazie al porto, ma non solo, grazie anche alla bellezza della città di Trieste, ma abbiamo anche come Regione Friuli Venezia Giulia l'obbligo di guardare al presente. Presente significa anche qualche problema occupazionale, la Regione c'è, Sergio Bini e Alessia Rosolen ci sono, ci stiamo adoperando costantemente affinché, come dire, la Regione Friuli Venezia Giulia possa dare un sostegno concreto, non con le parole, ma concreto ai tanti lavoratori, ma mi permetta anche ai tanti imprenditori che gravitano in questa zona. Ha iniziato questo incontro dicendo le risorse ci sono, i lavoratori devono comunque stare sicuri, tranquilli, aveva detto inizialmente. Guardi, io ho detto che le risorse devono essere messe a disposizione di questo territorio. Questo territorio è un territorio assolutamente importante per l'intero Friuli Venezia Giulia, quindi se non ci sono, ci saranno. E i lavoratori devono stare tranquilli per un semplice motivo, perché la regione è vicina, quindi farà tutto ciò che è nelle sue disponibilità affinché come dire, i posti vengano preservati e il futuro dei lavoratori ma delle loro famiglie sia il più sereno possibile. Assessore, lei ha citato anche diverse azioni molteplici che la Regione ha messo in campo in questi mesi proprio per fronteggiare la disoccupazione e per la formazione. La Regione è stata vicina alle aziende, alle imprese, a tutti coloro che hanno voluto investire sul nostro territorio, ha dato risposte importanti sui temi della fiscalità,
ha dato risposte importanti per quanto riguarda le modifiche dei percorsi di formazione da curvare rispetto alle esigenze ed è intervenuta in maniera importante nella revisione della legislazione in termini di incentivi alle imprese che invece a un certo punto scelgono di delocalizzare. Tanti temi messi sul tavolo quest'oggi, ovviamente tanti fronti quindi aperti. Voi come porterete avanti dunque questa azione per cercare di risolvere dei problemi che, come lei ha detto, effettivamente sono anche, diciamo, da tanto tempo presenti nel territorio? Presenza costante a tutti i tavoli e programmazione certa di tutte quelle che sono le azioni fondamentali per rilanciare il territorio. Una situazione come questa che è stata dipinta oggi dai sindacati, dai rappresentanti dei lavoratori, voi la immaginavate proprio così o anche più critica? Com'è la situazione? Anche una sola persona che cerca lavoro per la regione deve essere un problema. Certo che non si può giocare con i numeri e parlare di crisi che non sono state ancora in alcun modo conclamate. Le imprese che in qualche modo vanno rilanciate, lo ribadisce lo stesso assessore Bini in questa intervista. Assessore Bini, in 10 anni perse 8.000 imprese, leggermente diminuita la fiducia negli aderenti Confcommercio, però i saldi quest'anno sono andati bene. Come legge questi dati? Ma è il settore, è vero quello che dice lei, in 10 anni si sono perse molte imprese, si sono persi soprattutto molti posti di lavoro. E quello che ci rincuora però è il settore del terziario, che invece in questi anni ha tenuto. In taluni settori, parlo per esempio del turismo, è addirittura cresciuto, generando ricchezza per il territorio e generando soprattutto posti di lavoro. Oggi andremo a commentare dei dati appunto positivi, però ecco, questa è la parte bella delle attività produttive nella nostra regione. C'è una parte anche un po' meno felice che sta soprattutto in questa zona, nell'area giuliana, sta flettendo, ci sono diversi posti di lavoro a rischio. Oggi avremo un incontro importante con tutti quelli che sono gli attori protagonisti delle attività economiche della regione, con le rappresentanze sindacali, per vedere cosa si può fare. La regione si è già mossa parecchio, ma cosa si può fare per la salvaguardia dei posti occupazionali. Stiamo lavorando, oggi ascolteremo quelle che sono le proposte che ci vengono inviate dalle associazioni sindacali, piuttosto che da Confindustria, piuttosto che dalle altre associazioni di categoria. La regione c'è, la regione sta investendo danari veri nelle varie linee contributive d'aiuto per le imprese. Però io dico una cosa, lo sforzo la Regione lo sta facendo, chiederemo uno sforzo importante anche da parte degli imprenditori che lavorano nella nostra Regione. So, il periodo non è facile, i dati dell'ultimo trimestre sono dati in flessione, gennaio del 2019 non dà segnali di ripresa, quindi c'è sicuramente della paura. Noi come Regione ce la stiamo mettendo tutta, abbiamo approvato delle norme nell'ultima finanziaria che hanno lo scopo di agevolare le attività produttive intiere. E sono allo studio altre importanti agevolazioni come la riforma del credito, tanto per dirne una, però chiediamo senso di responsabilità anche da parte delle imprese, degli imprenditori che lavorano in Friuli Venezia Giulia, diamoci una mano. In cosa consiste questo senso di responsabilità? Che cosa dovrebbero fare? Ma semplicemente, guardi, permettetemi questa provocazione. Quando si viene in Friuli Venezia Giulia non si deve solo chiedere, bisogna anche dare. Per l'amor del cielo, gli imprenditori hanno dato tanto, ma nei momenti di difficoltà la cosa che si chiede è continuare a credere in questa regione, in questo territorio e soprattutto a credere, ed è la cosa che a me sta più a cuore, sui lavoratori. E ho notato spesso con troppa facilità licenziamento, la non condivisione di processi di trasformazione con i lavoratori, questo a me non piace. E adesso andiamo in provincia di Udine, a Codroipo. Il presidente della regione, il governatore Fedriga, ha presentato appunto il binomio della tappa del Giro d'Italia e delle frecce tricolori proprio a Codroipo e tra l'altro ha parlato di come vuole puntare a 2 tappe in regione del prestigioso Giro d'Italia. Presidente, c'è questo piano allora della regione, questa proposta all'organizzazione del Giro per un piano appunto triennale, e è stata aspettando la risposta dell'organizzazione, però insomma l'obiettivo è ambizioso, 2 tappe all'anno per
tre anni. Sì, noi vogliamo programmare perché questo ci permette di investire sul territorio e sulla promozione dello stesso evento. Il valore aggiunto di eventi internazionali come il Giro d'Italia è la possibilità di far conoscere il nostro territorio. Se possiamo avere una pianificazione reale e come in una normale azienda sia possibile per i prossimi anni capire quali devono essere gli investimenti e quali devono essere i ritorni per il territorio, si può fare un lavoro strutturato e spendere bene i soldi, altrimenti una rincorsa all'ultimo che diventa soltanto una vetrina che però non ha un ritorno. E su questo devo dire che già nel 2020 questa partenza straordinaria da Rivolto con Frecce Tricolore e Giro d'Italia insieme è un evento di carattere mondiale che noi, in cui il Friuli Venezia Giulia sarà protagonista. Perfetto, per me sono pronto. Posso chiederle una battuta? Sì. Si parla di un piano triennale, ovviamente tornerà lo Zoncolà, oggi ci avete dato una notizia, non anticiperete chissà che, ma c'è un suo posto del cuore, un posto del cuore con il quale magari, del quale ha già parlato con Cainero, no, che io ho parlato, fosse valorizzato. Allora io parlo e dico una cosa che non potrei dire perché magari non si farà mai, però una cosa che secondo me a me piacerebbe moltissimo valorizzare le nostre bellissime lagune, perché secondo me è un paesaggio unico a livello italiano. E immagino soltanto le riprese dall'alto cosa può essere far conoscere una particolarità del nostro territorio che credo moltissime persone vorrebbero conoscere. Se lo facciamo conoscere noi, facendo sapere che c'è, sicuramente potremo attrarre turismo e investimenti. Quindi, visto che Cagno aveva lanciato l'idea di valorizzare tramite gli eventi anche delle Frecce Tricolori questo passaggio anche Villa Manin, le risponde con un'altra richiesta. Esatto, è una rincorsa, però insomma in tre anni penso dobbiamo fare un lavoro ovviamente attento, e sono dei desiderata, dopodiché quando verrà concretizzato presenteremo ovviamente quello che veramente verrà fatto. Grazie. Udine sarà la capitale mondiale del Sauvignon, è qui che infatti si confronteranno i grandi vini bianchi italiani e internazionali. Assessore Zannier, l'enogastronomia è uno degli elementi fondamentali per il motore dell'economia del Friuli Venezia Giulia. Il vino lo è in modo particolare, il Sauvignon ancora di più. Avere in Friuli Venezia Giulia questo concorso mondiale, che cosa significa? Ma innanzitutto è un orgoglio perché la seconda edizione nell'arco di un così breve lasso di tempo, dal 2015 al 2019, è il segno anche che la qualità delle nostre produzioni è riconosciuta a livello mondiale. Non saremo certamente i primi per volumi, ma certamente siamo tra i primi a livello di qualità. Questa poi è un'occasione unica e irripetibile per poter avere qui sul nostro territorio una commissione formata da esperti che giungono da tutto il mondo, che oltre che poter fare le verifiche e quindi redigere di fatto la classifica di quelli che saranno i migliori Sauvignon mondiali, avranno anche la possibilità di riportare nelle loro nazioni quelle che sono le qualità che invece troveranno a livello di accoglienza, a livello di proposta enogastronomica, a livello di una regione che in questa occasione trova un ulteriore modo per farsi conoscere dal mondo intero, quindi siamo estremamente felici. Il tutto con la collaborazione dell'ERSA che diventa ancora una volta il braccio armato della regione per la promozione delle qualità di livello del Friuli Venezia Giulia. Certo, questo rientra proprio nella caratteristica di una promozione di prodotto, in quanto qui non siamo a un concorso dove poi c'è una degustazione ma anche una vendita diretta ai possibili clienti finali, ma è veramente una espressione squisitamente tecnica con operatori del settore, operatori che poi possono, oltre che apprezzare i prodotti che verranno messi in degustazione, anche farsi un'idea di quali potrebbero essere degli sviluppi futuri di business, se mi permettete questo termine, anche con i nostri produttori che in questo momento hanno l'occasione di farsi conoscere a livello mondiale. I nostri servizi li trovate sulla pagina Facebook di Media 24. Ci fermiamo con l'edizione del Friuli Venezia Giulia. Grazie a voi tutti per essere stati con noi e buon proseguimento con i nostri programmi.